Un programma in collaborazione con... A Greve in Chianti, perché questa è località Le Bolle. Vabbè, Le Bolle, Greve in Chianti. Qui siamo in questo posto meraviglioso. Vedi, questi diversi categorie, questi sono gli orcioni, vedi come sono grossi. Poi di là c'è gli orci, sono un po' gli orci, e poi c'è gli orcini, che sono più piccini, ma anche rima, orcini. Ma che va via? Io ti spiego, gli orci la va via. Ma che è possibile che tutti i giorni si debba venire via a comprare roba? Lo so, a me mi piace, anche a me. Bello Futurama, Sergio. Ma non lo so che è bello. Che cose, Sergio? No, la borsa no. Sì, 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 mi guarda questo. Oh, c'hanno anche gioielli, c'hanno anche guarda gioielli, bellini, sì. Guarda bellini. Sono bellini, sì. Era un pacco e paga tutto lui. Sì, lo pago tutto bellissimo, io, sì. Bellissimo. Domani si va da un'altra parte, eh. No, a me mi garba, Futurama. Lo so, mi piace anche a me Futurama, però io devo spendere tutti i soldi dentro. Dai suo. Babbo, paga voi, va bene. Guarda, è bella confezione, hai visto? Bella. Babbo, e si torna anche domani. Andiamo, andiamo babbo. Signora, ci si vede, ci domani, si vede domani, eh? Sergio, guarda bellina, la sembra una seggiolina. Per la misocera. I've searched in the depths of my mind to find the answer to life is be kind, not blind. Beep, 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 beep.
Buonasera. Buonasera, piacere, mi dica. Senta, io volevo tirare le tende da sole per il mare, vero? Certo, per il mare, per la montagna. Ah. Sono adatte per tutti i posti, sì, mi dica. Sì, 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 perché io sì, mi garbava, insomma lasciamo ogni cosa. Ogni cosa, per il mare, ci sono le persiane blindate, gli infissi apposta per il mare, le zanzariere, ecco, tutto. Mi garba, sì, tutto, sì, tutto. Sì, sì. Bene. E la casa? No, la casa ancora non ce l'ho là in mare, no. Ah, vivo, e ora dove la sta? No, vivo in tenda. In tenda da sole? No, da solo. Ah, da sì. Solo. Beh, allora, va bene, allora a presto, eh. Arrivederci. Saluto. Arrivederci. Buongiorno. Eccoci qua, io sono venuto a pigliare il pane, dai. Oh, perché qui hai il fior di pane che si piglia. Quanto tu ne pigli? Quanto ne pigli? Ne piglierò 2 chili. Vai, sì. 2 chili? O quanti possiede? Io in 2, io e la mia moglie. Ma che sei grullo, ti diventa duro. Sì, 4 chili, per favore. Sì. Questa splendida azienda che ha una storia importante, addirittura quest'anno c'è un evento per segnare questa storia, questo anniversario importante. Qual è? I 20 anni. Abbiamo iniziato il restauro di Corte di Valle nel 1998 e quest'anno facciamo 20 anni di attività, e per questo ho preparato un vino nuovo che è fatto di uve del passato, Sangiovese Grosso e Petit Verdot. Che è un qualcosa di nuovo per i piatti. E questo vino lo presenterò, ve lo farò assaggiare più tardi, appunto è il vino dei 20 anni. Sì, sì, però il risultato si vede, si sta invecchiando. Marco, come nasce l'idea di creare un'azienda piccola di questo spessore? È una piccola follia. Ho lavorato in banca per una vita, pensando sempre all'agricoltura, perché nasco a Greve. Fin da piccolo ho visto crescere le viti, le uve, le vendemmie, i tini, i carri con i buoi. Allora questo mi ha sempre così attratto, e prima di uscire dalla mia attività principale ho iniziato questa attività qui. La terza scommessa, la terza caratteristica importante di questa azienda è la produzione di zafferano. Zafferano. È stata una curiosità, una piccola follia che insieme a degli amici nel 95 abbiamo iniziato la coltivazione prendendo i bulbi all'Aquila, che loro sono rimasti molto attaccati alla tradizione, e abbiamo ricostruito su tutte le colline fiorentine quello che c'era fino al 1700. Abbiamo fatto un'associazione, siamo già una 40 di soci. E abbiamo l'associazione? Associazione delle colline fiorentine. Colline fiorentine. Infatti il nostro zafferano, che a tempi era chiamato lo Zima di Firenze, perché era appunto di qualità superiore, infatti i germanici venivano dalla Germania a comprarlo appunto a Firenze per la qualità. Nel 1700, per motivi di infestazione, perché era una pianta molto complessa, molto delicata, abbiamo perso la coltura e per noi è stata rilanciata. Infatti se tu vai a Firenze trovi su tutti i ristoranti piatti con lo zafferano. Tutti sono curiosi, i nostri 20 anni sono serviti a rilanciare appunto a rilanciare questo prodotto straordinario, una delle grandi peculiarità anche per la salute e il benessere. Voi tra l'altro producete anche dei prodotti particolari come zafferano. Sì, abbiamo fatto tutta la filiera, dalla pasta ai biscotti della ricetta di mia nonna, che diceva ci andrebbe messo lo zafferano, però siccome non c'era, costava troppo caro, ci metto un bicchierino di vinsanto. Ecco, con la stessa ricetta noi facciamo i nostri biscotti allo zafferano, facciamo il miele con lo zafferano, le varie salse di porri e zafferano, e menù. Noi facciamo le postine di cinta senese con miele e zafferano. Tutto chiaramente bagnato con questo vino qui. Questo è la base. E poi a Corte di Valle devi sapere che c'è anche un bellissimo agriturismo. Oh, lo so, io qui ci passo spesso, perché io andavo in bicicletta, no? Questa è la famosa salita delle Monte. Questo agriturismo, questa località l'ho vista nascere,
io 20 anni fa passavo in bicicletta, cioè passavo, seguivo i corridori in macchina, loro ti andavano e io ti aspettavo in cima, però avevo occasione di dirmi su questa curva, io mi fermavo e dicevo, ma guarda che bellissimo ambiente di questo. E ti fermavi così? E mi fermavo a guardare e so se lo zafferano, io lo sapevo perché biscotti allo zafferano io li ho mangiati. Ti piacciono molto? Se mi piacciono, ora invece, speriamo che gli faccia assaggiare. Tu dovresti provare i nostri letti. Ora, perché? Letti, lo riposi. C'è da considerare, allora, che la mia famiglia, che è nata a Greve alla fine del 600, erano tutti falegnani. Infatti la prima foto fatta in piazza di Greve c'è un falegname che era il babbo del nonno di mio nonno, Giuseppe Mazzoni. Ecco, io con la tradizione del legno, quando sono arrivato a Corte di Valle, mi sono messo a costruire letti. Ho fatto tutti i letti a baldacchino in legno di Gattice. Quindi quando tu ci riposi ti passa il tema di schiena? Ma io ce l'ho mica di schiena. No, io sto tranquillo, guarda, però ogni modo un letto suo verrei a provarlo veramente. E anche di misura maggiore, li ho fatti ampi, comodi, sì, che potessi rilassare. A me mi ci vuole un bel guanciale. Sì. Sono guanciali grandi. Tutto. Perché per la mia per il mio capo, per il mio capo ho un guanciale piccino, un basso. Cioè, un bel grande. Ma hai notato che ci sono delle barricche? Queste sono delle barricche. No, là si è parlato d'orcini, sì, d'orcini. Orcioni, gli orcini. Queste sono le barricche. Queste serve, sono sempre uguali, vero? Certo. Queste le uncine, le barricche, le barricchine. Capito? Le unci sono, c'è le barricche. Poi c'è le botti, ma devo dire un'altra cosa. Capito? A cosa servono queste barricche? Queste le servono per metterci il vino, il vino, come il legno deve essere, o di castagno, di bene? Rovere, ma c'è anche quelle di castagno. Sì, ma marca troppo. Ma ogni modo, quello di castagno le marca un po' troppo. Invece il rovere le porta. E ai vino gli dà la barriccia, gli dà un sapore, un profumo. Cioè, ora però ti farò vedere che si sta facendo un grosso esperimento. Dalla barrique, alle Tourneau, che sono sempre rovere francesi, siamo passati ai cotti. Perché noi siamo in terra di cotto, oltre che di vino. Siamo i cotti del popolo della nostra zona. Allora noi stiamo facendo degli esperimenti su contenitori in cotto, cioè gli orci, per far appunto stagionare e ossigenare il nostro vino. Ora ti porto un cantino e ti farò vedere. Sì, guarda, queste in ogni modo le sono le barricche. Marco, ma non vorrà mica farmi degustare il vino. Come no? Te lo può assaggiare con il ladro. Con il ladro direttamente dalla bocca. Perché anche il ladro. No, in cantina. Ah, viene in cantina, se il ladro in cantina. Io ho un amico che è il ladro, ma di lui paro. Se per caso entra lui in cantina. Siamo rovinati. No, perché ti sei rovinato perché appena una decina di bottiglie in mezz'ora dopo che è come non detto. Andiamo a degustare questo vino e siamo nell'azienda Corte di Valle di Greve in Chianti. Eccoci qua, allora, questa è una delle camere di Corte di Valle. Come vi dicevo, appunto, con i letti che ho costruito in legno di Gattice. Questi sarebbero letti che tu mi dicevi? Sì, sì. Comodi, belli. Sono quasi tutti a baldacchino, sì. Costruiti con le mie mani, con la mia passione del legno, come tradizione familiare. Ma poi sono comodi, Comodi e confortevoli. Sì, perché a me quello che mi piace, il bardacchino, no? Perché uno per certe cose, insomma, uno dorme e dice, sai che... Comunque qua ci dormono tanti stranieri. Ecco, gli stranieri. Vengono dal nord Europa. Ma ci vorrei anche io a dormire. Certo. Sì. Tanti stranieri vengono anche a dormire e secondo me, dopo aver degustato un bicchiere di vino, tu dormi meglio. Tu dormi meglio. C'è rilassamento totale. Sì, vero che dormi meglio? Bardacchino. Mi piace il bardacchino. Ti lasciamo qui, vuoi provarlo? Senti, noi si va in cantina ora. Si lascia riposare. No, ma lo sai, vengo anch'io in cantina, perché sennò bello visto. Marco, quali altre camere abbiamo in questo agriturismo? Abbiamo, per farvi vedere Beatrice. Andiamo a vedere Beatrice. E questa lei invece? Chiostrina. Cos'è Chiostrina? Chiostrina, poi c'è Beatrice e Dante. E c'è anche Dante. Che c'è sono Paolo e Francesca. No, che no, sono due camere in comunicazione. Che si può aprire e chiudere la porta. Quella mi ci vuole a me, eh. Sì, quando vengo. Andiamo, va? Sì.
siamo all'interno della camera Beatrice. E questa camera ha una caratteristica un po' birbona. E c'è la porta di comunicazione con Dante. Dante. Però quello che mi piace sono i letti separati. Ma Dante ce l'ha intero, Ah, ce l'ha lei, Dante ce l'ha intero. Beatrice che va Dante. Era la Beatrice che andava da Dante. E qui vediamo la porta che collega la stanza di Beatrice con la stanza di Dante. Perché la Beatrice bussava. Ma che la bussava? Lei le entrava. Tanto Dante la sapeva, gli era sempre bella e pronto a aspettare la Beatrice. E comunque Dante ha il letto importante, no? Certo, sì. È il letto d'amore. Il letto, certo, il letto del d'amore. D'amore. Io pensavo così. No, niente. È amore. Amore e basta. Perché? Infatti lui era sempre pronto. Perché amore? Poi un'altra caratteristica di questa camera che è davvero particolare è questa sorta di mobile bagno che mi ha dato l'idea è Battistero. Viaggiando per Firenze ho visto il Battistero e mi ha riportato Martinelli. Ma ti rendi conto che la Beatrice andava insomma, a farti direi in battuta? Certo. E l'era di Firenze. C'è chi va in bagno normale, invece lei la. Ma cosa mi dice signore Beatrice? Se pensava la fosse felice. Avrebbe l'amante, niente meno che Dante. Ma sentirlo, questo mi fa concorrenza. Quindi manca salvare Francesca. Sì, appunto io mi piaceva una camera per Paolo e Francesca. La di Stefano Torretta. Bravo, nella torretta, o se lanci il lotto, lanci traccia. Cioè, isolata da sola, da superaria. Ma che scherzi, però mi raccomando, se tu la fai, tu me lo dici, vengo io a... Non c'è problema. A disporre mobili, perché pure la storia la conosco, oltre anche la di Paolo e Rosa, di Dante e Beatrice, insomma, Paolo e Francesca. Marco. Andiamo a degustare il vino. Dai, ci aspetta a cantina. Vieni. Sì, sì, siamo a cantina. No, ma andiamo. Andiamo? Andiamo. Tu, questo, e c'è le panze. Manca libera e selvaggia, poi siamo a posto. Qui siamo nel cuore rosso dell'azienda, vero? Cosa stiamo vedendo? Nella nostra segreta. Nella nostra segreta. Qui sta riposando il nostro vino biologico. E diventerà un grande esperimento, punto di maturazione del cotto. E cos'è questo che vediamo all'inizio dell'orcio? Questo è il colmatore in vetro, questo è il vino e tu vedi, serve per non far entrare l'aria a contatto. L'aria arriva soltanto dai microfori che il cotto ha su tutta la superficie. Così il vino all'interno si muove, è un essere vivo, si ossigena in maniera uniforme su tutta la parete e così invecchia. E questo è il nostro esperimento che vedremo nei pochi mesi cosa succede. E come nasce la voglia di sperimentare il vino in vino? Nasce da un amico che fa cotto in Chianti, Zago, che lui appunto ci ha costruito ad hoc questa struttura, ce ne sta facendo altri anche di dimensioni più grandi, e dove riusciremo ad arrivare questo Natale con il nostro vino maturato in cotto. Quindi a Natale riusciremo a degustare il risultato del abbinamento con l'orcio vino. Il nostro vino cotto. Cotto e vino. Non il vino cotto. No, perché è un'altra cosa. Il vino cotto. No, e vino cotto e mangiato. Vino cotto e mangiato. Si va a tavola. Vino cotto e mangiato. Ora ti può assaggiare il vino dalle botti. Ma davvero, ma non so se è il caso, Marco. Un goccio di vino. Ma poco, Poco. Sergio, poco. E questo è il famoso latro. Che ci permette di entrare nel cuore della botte. Bastiamo il nostro e rubare. Sergio. Poco. Bevi. E deve fare il sonno. Ah. Ma che si scherzava? Poco.
favoloso. Questo tu puoi cominciare a metterlo, tu mi davi un paio di bottiglie e lo porto a casa. Senti il sapore del bosco, no, questo, no, è il profumo, proprio questo legno, profumo del rovere. Del rovere. La barricca, la barricca, sì. La barricca, con due R. Sì. Perché? E se tu continui e sono quattro le R. Boh. Che tipo, che profumo, un profumo favoloso. Finisce in questa splendida cornice il nostro viaggio nell'azienda Corte di Valle e noi invitiamo tutti i nostri telespettatori a venire a visitare questa splendida azienda. La lascio fare a te, Marco. Vi aspettiamo. Salute. Oh, mi raccomando, sulla salita delle bolle, quindi. Vicino a Greco. Siamo lì. Mi raccomando. A presto. Oh, buonasera. Buonasera, piacere, mi dica. Senta, io volevo entrare sempre al sole per il mare, vero? Certo, per il mare, per la montagna. Ah. Sono adatte per tutti i posti, sì, mi dica. Sì, perché io sì, mi garbava, insomma, lasciamo ogni cosa per il mare, ci sa le persiane, sì. Blindate, gli infissi apposta per il mare, le zanzariere, ecco, tutto. Mi garba, sì, tutto, sì, tutto. Sì. Bene. E la casa? No, la casa ancora non ce l'ho là in mare, no. Ah, vivo, e ora andrò a stare? No, vivo in tenda. Sa. In tenda da sole? No, da solo. Ah, da sì. Solo. Beh, allora, va bene, allora a presto. Arrivederci. Saluto. Arrivederci. Buongiorno. Eccoci qua, io sono venuto a pigliare il pane, dai. Oh, perché qui hai il fior di pane che si piglia. Quanto tu ne pigli? Quanto ne pigli? Ne piglierò 2 chili. Vai, sì. 2 chili? O quanti voi siete? Io in 2, io e la mia moglie. Ma che sei grullo, ti diventa duro. Sì, 4 chili, per favore. Sì. Guarda bellina, la sembra una seggiolina. Per la mia suocera. I've searched in the depths of my mind to find the answer to life is be kind, not blind. No, ma che è possibile che tutti i giorni si debba venire via a comprarlo? Sì, lo so, a me mi piace, anche a me. Bello Futurama, Sergio. Ma lo so che è bello. Che cose, Sergio. No, la borsa no. Sì, mi guarda, questo. Oh, c'hanno anche i gioielli, c'hanno anche gioielli. Bellini, sì. Guarda bellini. Sono bellini, sì. Sì, era un pacco e paga tutto lui. Sì, lo pago tutto bellissimo, io, sì. Bellissimo. Domani si va da un'altra parte, Garba, lo so, mi piace anche a me Futurama, però io devo spendere tutti i soldi dentro. Dai suo. Babbo, paga. Guarda che bella confezione, hai visto? Bella. Babbo, e si torna anche domani. Andiamo babbo. Signora, ci si vede domani.